non è d'accordo, io mi sarei detto, io e sta, sembra che abbia già dando l'autorizzare. Noi ci siamo salutati. Sì. Sindaco, buongiorno. Posso parlare un attimo? Come? Allora, siamo arrivati qui a sorpresa e abbiamo saputo adesso da Salvatore Amato. È una visita tecnica, non è una visita di, come dire, di immagine, è un lavoro tecnico che stiamo facendo. Primo e secondo lotto di piano delle fosse, primo, ho capito bene? Secondo lotto, terzo step, quello con i lavori in corso e programmazione di un ulteriore intervento, questa volta non diretto a recupero ma diretto alla valorizzazione, cioè una volta completata l'area e siamo tempestivi in questo, certo, proviamo a immaginare come quest'area vada gestita e come vada resa fruibile, maggiormente fruibile per i cittadini. Tutto deve essere imperniato sul Museo del Grano, sulle officine fornali e poi dobbiamo immaginare questo progetto, programma di gestione, perché quando saranno finiti i lavori dell'ultimo step dobbiamo essere già pronti per poter chiedere altri finanziamenti diretti alla gestione. Senta sindaco, cosa vi siete detti con il sovrintendente, visto che noi comunque abbiamo filmato un po' la parte del vostro discorso? Col sovrintendente stavamo valutando ovviamente in maniera ufficiosa e amichevole gli spazi di utilizzo e le modalità per rivalutare e rendere maggiormente fruibile il piano delle fosse. Il concetto fondamentale sul quale siamo d'accordo è che il piano delle fosse è un monumento, cioè noi lo dobbiamo trattare come se fosse una statua, come se fosse una piazza di quelle convenzionali con al centro un monumento, come fosse una chiesa, come fosse un teatro, e quindi lo dobbiamo sfruttare per i concittadini e per quelli che vengono a visitarlo. Per banalizzare, oggi un forestiero che arriva non sa che cosa sia. Noi ci immaginiamo dei turisti che arrivino con l'intenzione di vedere il piano delle fosse, anche perché se non lo vedono a Cerignola non lo potranno vedere da nessuna parte, perché noi abbiamo l'unico esemplare, è un unico, non esiste un altro piano delle fosse granali come questo. Senta sindaco, quanto tempo si prevede? I tempi sono imperscrutabili perché ovviamente ci sono passaggi burocratici che devono essere rispettati, vanno espletati. Però, come dicevo anche ieri in un'altra circostanza, ciò che si programma da qui a 2 anni, da qui a 3 anni, non è sprecato, perché fra 3 anni, quando l'avremo concretizzato, sarà il frutto proprio di questa mattinata e di questa giornata. Grazie. Ciao. Grazie sindaco.